Stanca della tua solita piega? E allora prendi la spuma e vieni con me. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, se la tua spuma per capelli non funziona e non ti dà la piega che desideri, non cestinarla, ma riciclala e fai insieme a me la pasta di schiuma o di spuma. In realtà per fare questa pasta potresti usare la spuma per capelli, la schiuma da barba oppure una qualsiasi schiuma da bagno. Ora ci sono queste schiume bagno schiuma che vanno tanto di moda e che a me non piacciono per niente, quindi ne ho comprate due e le utilizzerò per questo lavoro. Devo dire la verità, con queste schiume da bagno viene ancora meglio questa pasta modellabile, profumatissima, bianchissima, con una texture sottile e che è da asciutta dà un effetto bellissimo. Andiamo a preparare la pasta di schiuma. Spostiamoci sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra pasta di schiuma, o sarebbe meglio dire la pasta di spuma. Per fare la nostra pasta di schiuma cosa ci occorre? Innanzitutto della schiuma per capelli, da barba o da bagno, quello che avete. Dell'olio di vasellina o dell'olio Johnson o del semplicissimo olio di semi, ce ne serve qualche goccina ed è anche facoltativo, serve per rendere la pasta più liscia ed elastica. Della fecola di patate che potete sostituire con dell'amido di mais. La farina potete usarla anche, però viene una pasta più grezza. Se volete una pasta più fine usate gli amidi. Io preferisco la fecola di patate perché è un gradino più tenace dell'amido di mais. E poi un cucchiaio di colla vinilica. Per colorare potete colorare con dei colori acrilici o con degli acquerelli liquidi o con delle tempere. Cominciamo subito. Mettiamo in un recipiente della schiuma. Aggiungiamo un cucchiaio di colla che io prenderò assolutamente ad occhio. Voilà. Quindi qualche goccia di olio, quindi prima tutta la parte liquida. Voilà, mezzo cucchiaino, una punta di cucchiaino per intenderci, e poi cominciamo ad aggiungere fecola di patate ad occhio. Non c'è una quantità perché ogni schiuma ha una consistenza diversa, ogni colla ha una consistenza diversa. Voi mettetene, quando fa panetto smettete di metterne. Di solito è una consistenza pari 1 a 1, ma non è sempre così come quantità ad occhio. Per esempio, nel mio caso la schiuma è poco liquida e molto areosa, quindi risulta più secca. Allora, cosa faccio? Se vedo che non fa panetto, ne aggiungo un altro pochino. Potete così usare tutte quelle schiume magari che non adoperate più. Nel mio caso questa non la adopero perché contiene siliconi. Anche se era una buona schiuma, devo essere sincera. Non appena fa panetto, scaravoltate tutto sul piano da lavoro. Fa panetto significa che i pezzi cominciano a rimanere inglobati insieme e lavoratela. A questo punto, vedete, fa un po' di panetto, aggiungete un altro mezzo cucchiaino di colla. Lavorate, lavorate finché il vostro panetto non sta su da solo. Non appena comincia a fare panetto, coloriamola. Bene, una volta che ha fatto panetto, lavoratela ben bene. Ed eccola qua, guardate che bella pasta, morbida, veramente divertente, sembra quasi una pasta di sabbia, molto sottile, molto bella, vedete che bell'effetto? Ora però vediamo se riesce a tenere la forma da asciutta, perché come pasta tipo di dough è molto interessante ed è molto molto divertente come plastilina, pasta modellabile. Vediamo ora se regge l'essiccazione. Da stendere è molto semplice, se voi avete un mattarello potete anche usarlo, specie in silicone. E voilà, ecco il nostro cuoricino, viene, la stampa prende perfettamente, speriamo regga all'essiccazione. Noi questa che avanza la incelofaniamo tutta, quindi la chiudiamo nel cellofan e poi dentro un barattolo. È dura, dura abbastanza se la tenete con cura e potete poi riprendere il gioco manipolativo. Adesso vediamo com'è il risultato nelle foto e poi ne parliamo insieme. Visto che bella la nostra pasta
di schiuma vi faccio vedere i soggettini asciugati dopo molto molto tempo. Eccoli qua, guardate il cuoricino, bellissimo, bellissimo, è tenace, e io l'ho colorato di azzurro e guardate che grazioso che è. Ma anche questa pasta, come la pasta di dentifricio e la pasta di riso, sono tutte paste molto assimilabili, anche la pasta di mais, sono delle paste molto bianche e molto fini come texture, è una pasta molto gentile, adatta per soggetti, come vedete, delicati e molto rifiniti. Ecco qua tutti i miei soggetti venuti, uno più bello dell'altro. È una pasta molto tenace, molto piacevole da manipolare e soprattutto un'accortezza. Mettete sempre il cucchiaio abbondante di Vinavil, se no non viene, e vi faccio vedere. Io prima, guardando su internet, avevo visto tante ricette solamente con la schiuma da barba, con la spuma per capelli, non viene bene. Guardate che succede, questa è stata la mia prima prova, ma proprio vi faccio vedere la texture. Proprio si spacca in un attimo, vedete? Rimane friabile e non adesa, le particelle non riescono a comprimersi ed attaccarsi bene le une alle altre. Quindi un cucchiaio di colla Vinavil, mescolate bene, impastate e vedrete che avrete una pasta fantastica. Provate e fatemi sapere cosa pensate di questa mia ricetta. E allora, basta parlare, non mi rimane che mandarvi a lavorare. Se il video vi è piaciuto, come al solito, impastatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sia su Facebook che sui miei altri canali, il canale Ombretta e il canale Due Cuori Una K. Vi metto il link qua sotto nel box informazioni. Nel box info troverete anche la playlist delle paste modellabili di Arte per Te. Ne abbiamo di qualsiasi tipo, per ogni situazione e per tutte le esigenze. Basta sapere quale usare all'occorrenza. E c'è il video che vi spiega anche qual è la più idonea per i vari lavori. Basta parlare, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, vi voglio bene!